Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova serie di video in cui andremo a spiegare passo per passo le varie regole che compongono la nuova edizione di Age of Sigmar. Cercherò con video brevi, proprio per evitare di annoiare chi è dall'altra parte del computer, di spiegare e con esempi pratici e abbastanza dettagliati quelle che sono le regole per poter giocare una partita appunto a Age of Sigmar. Seguiremo l'ordine che troviamo sulle 4 pagine di regolamento, quindi andremo così a strutturare questa serie di tutorial. La prima cosa sarà appunto la fase degli eroi, per poi passare alla fase di movimento, la fase di tiro, la fase di carica, la fase di combattimento e la fase di shock. Esattamente così, come ci verranno elencate, andremo ad analizzarle una ad una, giocando su un tavolo, in questo caso bianco, proprio per facilitare la visione delle truppe, la visione delle misure ed evitare così quindi problemi magari di visualizzazione o appunto cose simili. E cercherò di spiegare quanto più possibile tramite degli esempi pratici con delle piccole truppe che mi permetteranno appunto di rendere più chiaro il concetto tutta questa serie di regole. Ripeto, il gioco di per sé non è molto difficile, ma ci sono tutta una serie di interconnessioni che è bene capire ed è bene anche approfondire. E con questo do quindi via a questa nuova serie. Buona visione a tutti, ciao! Cominciamo quindi con la presentazione delle miniature che accompagneranno il nostro viaggio all'interno di questa guida introduttiva per i giocatori ad Age of Sigmar. Cominciamo quindi con dei goblin cavalcaragni. Potete vedere i 10 modelli schierati, per poi passare invece dalla parte elfica con 5 elmi d'argento, una conversione del principe Imric a cavallo, generalmente veniva venduto sopra un drago, un mago sempre elfo, sia a piedi che a cavallo, ed infine 15 ragazzi orchi. Queste miniature faranno quindi parte del nostro breve tutorial e andranno in maniera chiara ad illustrarci quelle che sono le regole base per il gioco. Come vedete sono tutte dipinte in modo da accontentare anche i palati un pochino più raffinati che chiedevano nei video miniature dipinte. Ed ecco qui, cominciamo subito con la prima parte del nostro tutorial. Il nostro piccolo contingente è schierato. Per prima cosa, seguendo appunto il regolamento, andremo ad effettuare la fase degli eroi. Cosa intende per fase degli eroi? La fase degli eroi è quella fase in cui potremmo lanciare incantesimi ed utilizzare abilità eroiche. Prima di tutto dobbiamo dire che solamente i maghi e i personaggi principali possiedono delle abilità eroiche. Queste abilità servono appunto a sostenere i nostri personaggi, a creare delle situazioni favorevoli appunto per noi e vanno a donare tutta una serie di abilità appunto ai nostri personaggi che possono tornarci poi molto utili all'interno delle nostre partite. Per prima cosa è importante leggere quanti e quali magie un mago può lanciare. Nel nostro caso possiamo vedere che abbiamo qui un principe elfo, in questo caso a cavallo, ed un mago a piedi, mentre stanno affrontando, come vedete, un contingente di orchi. Gli orchi non hanno nessun tipo di caratteristica particolare se non essere una truppa base. In questo caso andiamo quindi subito ad affrontare e analizzare quali sono le caratteristiche. Un alto elfo principe come abilità di comando ha la possanza di Azur. Praticamente, se un principe utilizza questa abilità, posso scegliere un'unità di Highborn entro 16 pollici. Quell'unità, fino alla successiva fase degli eroi, può ripetere tutti i tiri per colpire falliti. Per Highborn cosa si intende? Possiamo trovare questa appunto dicitura sotto le keyword relative ad ogni personaggio. In questo caso il nostro alto elfo mago
tra le varie keyword avrà anche la Iborn, e quindi volendo la potenza degli Azure, la potenza degli Azure può essere utilizzata anche su di lui. Quindi utilizziamo il nostro metro, andiamo a misurare ovviamente in pollici, perché in questi giochi la misura standard sono i pollici. Vado quindi a vedere se riesco a poter lanciare l'incantesimo, se non entro il range. In questo caso, come vedete, abbiamo solamente 4 pollici e quindi andremo a lanciare la nostra pulsanza di Azure. Il nostro eroe in questo caso non ha un valore di lancio, quindi entra automaticamente, potrà ripetere i tiri per colpire falliti. Fin qui tutto molto semplice. Ci sono tutta una serie di abilità che poi variano da eroe a eroe. Alcune sono semplicemente di supporto, altre invece vanno a creare delle situazioni come danni, come appunto possibilità e ben maggiori. Beh, detto questo, passiamo alla fase magica. Per quanto riguarda la fase magica, noi abbiamo questo nostro alto elfo mago. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto scegliere quale magia il nostro mago andrà ad utilizzare. Questo mago, per esempio, può lanciare un incantesimo e ne può disperdere uno nella fase opposta all'avversario. Qui, diciamo, abbiamo una piccola novità rispetto ad altre edizioni di Warhammer. Le magie che noi lanciamo, ovviamente, hanno un valore che deve essere appunto superato dal nostro tipo di dado, mentre l'avversario per disperdere si deve trovare ad un massimo di 18 pollici da noi. Quindi, come vedete, si parla sempre di un bel range. Se non vi sono maghi presenti all'interno di quest'area, l'incantesimo, una volta lanciato con successo, non può semplicemente essere disperso e farà il suo corso. Quindi è diventato molto importante andare a posizionare correttamente i nostri maghi all'interno dell'esercito per poter fornire supporto alle nostre truppe che stanno avanzando. In questo caso noi decidiamo di lanciare un colpo, insomma, ecco, che possiamo trovare direttamente nel regolamento base, che si chiama Dardo Arcano. Dardo Arcano ha un valore di 5 di lancio, ciò vuol dire che noi con due dadi dobbiamo superare il valore di lancio di 5. Possiamo scegliere un'unità entro 18 pollici. Per lanciare Dardo Arcano è tutto molto semplice, dovremmo semplicemente andare a fare con due dadi un valore di lancio di 5 o più. Se lanciato con successo, sceglieremo un'unità nemica entro 18 pollici, visibile ovviamente dal mago, e l'unità avversario subirà di 3 ferite mortali. Per ferita mortale si intende una ferita che non concede nessun tipo di tiro salvezza, quindi entrano una, come ne entra due, come ne entrano tre, non daranno spazio a nessun tipo di salvezza. Quindi andiamo a lanciare i nostri due dadi. Il risultato è 6 e 3, 9, quindi il lancio è avvenuto con successo. La fase successiva sarà quella di lanciare un dado. Per D3 si intende un dado da 6, va diviso il valore per 2 e appunto otterremo con 1 e 2 sarà 1, 3 o 4 sarà 2, 5 e 6 saranno 3. In questo caso abbiamo ottenuto 3, che equivale a 2 ferite mortali. Andiamo quindi a rimuovere un'unità, due unità, ed ecco qui che la fase magica si conclude. La stessa cosa va applicata se il mago appunto decide di lanciare incantesimi di potenziamento o qualsiasi altra tipologia di magia. Si sceglie un'unità, amica o nemica, si lancia il valore di dado. Nel caso in cui dovessimo provare a disperdere un incantesimo, poiché un mago si trova entro i 18 pollici dal nostro, dovremmo fare un tiro contrapposto.